Questo è il castello di Batman. Adesso entreremo a visitare la casa di Batman. Questa è la Batcaverna, dove Batman controlla tutte le mosse, i suoi nemici. Queste sono le macchine a disposizione di Batman. All'interno di questa vettura possiamo notare tutti i comandi indispensabili per poter combattere qualsiasi tipo di ostacolo. Sono gioielli di macchine incredibili, con delle prestazioni ad altissimo livello. Macchine che hanno comunque dei dettagli incredibili. Potete ammirare questo modello che Batman ha usato in tantissime sue avventure. Guardate questo modello, macchina velocissima, quando arriva a una certa velocità si accendono questi convettori di velocità ultra supersonica che dà a Batman la possibilità di arrivare a velocità pazzesche. Ed infine questo modello che dà a Batman la possibilità di sganciarsi con questo mezzo volante e di poter raggiungere velocemente qualsiasi meta. Comunque adesso vi abbiamo fatto vedere di cosa Batman ha a disposizione per poter combattere i nemici. Fra un po' vi dimostreremo come Batman riesce a farlo. Prima di incominciare qualsiasi racconto vi do 10 secondi per riconoscere alcuni dei nostri personaggi, mettendo così alla prova la vostra preparazione. E hanno inizio adesso le nuove avventure di Batman. Era notte a Gotham City e Batman, chiuso nel suo castello, passava la sua serata tranquilla, pensando che a Gotham ogni problema fosse stato già risolto. Chiuso nella Batcaverna, Batman controlla attraverso la sala degli schermi che tutto prosegua tranquillamente. Ma ad un certo punto ecco che cade l'inevitabile. Allarmato all'improvviso da quello che appare sul suo schermo. Due facce è tornato a gironzolare per la città, che stia pensando a qualche brutto piano. Sicuramente
È un problema che Batman dovrà risolvere. In un angolo di Gotham City, Due Facce e Joker si incontrano per stabilire un piano diabolico. Il loro piano è quello di avvelenare l'acqua della città per poi ricattare tutti e con questi soldi diventare gli assoluti padroni della città stessa. Joker, se ti dico un piano, stai dalla mia parte? Certo che sta dalla tua parte, cosa credi? Io non voglio essere secondo a nessuno. Va bene, allora adesso ti racconto tutto. Ho avvelenato l'acqua della città. O ci danno i soldi che vogliamo, o moriranno tutti. Ma ti sei dimenticato di un piccolo problema. Ci sarà in giro l'uomo pipistrello. E Batman, hai pensato cosa farne? Batman? Lo uccideremo! Robin, mio piccolo amico, ti ho chiamato perché ho saputo che Joker e Due Facce hanno fatto un brutto tiro. Hanno avvelenato l'acqua della città e adesso stanno domandando un sacco di soldi. Se non li paghiamo, sicuramente tutti gli abitanti di Gotham City moriranno. Dobbiamo intervenire subito. Quindi, mi raccomando, mettiti il costume e partiamo alla ricerca di quei due delinquenti. Non ti preoccupare, Batman. Io sono sempre dalla tua parte. Ed ecco Batman che esce dal suo castello, dal suo rifugio, a bordo della sua Batmobile. Intanto Robin è alle prese con le sue acrobazie mentre sta per raggiungere Batgirl. Sono qui, Robin. Dimmi. Dobbiamo aspettare Batman. Ci vuole parlarci. Vi ho riuniti qui perché ho in mente un piano. Allora, con un pretesto, voi avvicinerete Joker e Due Facce. Al mio via li farete attraversare la strada mentre io giungerò ad una velocità supersonica. Sparerò il mio razzo, li colpirò in pieno e loro moriranno. Così, questo dovrebbe essere il modo migliore per liberarci una volta di tutti di quei due. È stato chiaro? Tutto chiaro, Batman. Ehi, voi due, faccia da pirla! Perché non venite a prenderci? Faccia da pirla a noi! Dai, Due Facce, facciamogliela vedere! Uccidiamoli! Ed ecco che arriva Batman con la sua Batmobile a tutta velocità, pronto a sparare il micidiale razzo che colpirà i due delinquenti. Attento! Ci stanno colpendo con il razzo! Come tutte le storie belle, anche questa volta è nato un amore. E sarà un amore, come dice Batman, forever.